Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Prima di tutto, oggi vi voglio fare gli auguri di buon anno perché siamo ufficialmente entrati nel 2019, quindi io vi faccio tantissimi auguri e speriamo che sia per tutti un bellissimo anno. Oggi, per questo primo video del 2019, vi volevo proporre un tag che si intitola Il nostro futuro e poi farò un pochino più avanti anche il video tag sul passato. Però oggi, come primo video dell'anno, mi piaceva l'idea di fare quello sul nostro futuro, perché comunque quando si entra nel nuovo anno, secondo me, ci sono un po' di buoni propositi, si pensa un po' al futuro, a quello che si vuole fare e quindi mi sembrava perfetto. Questo tag è stato ideato da Paola Style e Emanuele Bosica. Vi lascio i canali giù in info box. Io ho visto in realtà il tag sul canale di Ombretta, anche vi lascio il video, il link, scusate. Cominciamo bene, ragazzi, mi sto già impappinando per questo primo video. Comunque vi lascio il link giù in info box e partiamo subito con la prima domanda. Quale cosa già fatta in passato già sai che ti renderà soddisfatta in futuro? Io credo che l'unica cosa che io ho fatto in passato e che mi potrà rendere soddisfatta anche in futuro è quella di stare attenta e curare tantissimo la mia salute. E per salute io intendo salute a 360 gradi. Quindi il fatto di avere un comportamento sano, avere un'alimentazione sana, non fumare, non bere, cercare comunque di preservarmi da quelli che possono essere dei rischi per la mia salute. Io credo che a prescindere da come andranno le cose, quindi anche se mi dovessi ammalare, dovesse venirmi qualche cosa, io comunque sarò soddisfatta di avercela messa tutta per cercare di mantenermi in buona salute. Poi ovviamente tutto può succedere, lo sappiamo benissimo. Però io comunque vadano le cose, sarò sicuramente soddisfatta perché io ce l'ho messa veramente tutta per mantenere il mio fisico in buona salute. Questo credo che sia veramente l'unico fatto che ho fatto in passato, perché l'ho sempre fatto, quindi è stata una cosa a piccoli passi, una cosa quotidiana, che credo mi renderà comunque soddisfatta in futuro. Poi, secondo te, farai ancora video in futuro? Io, se sono nelle condizioni fisiche e psicologiche di fare video, credo che farò ancora video in futuro perché è una grandissima passione per me YouTube, mi piace tantissimo e quindi io credo che continuerò finché potrò farlo, finché sarò capace di intendere di volere, ora a parte le battute, però veramente finché sarò in grado sicuramente io farò video perché mi piace moltissimo e perché per me è veramente una cosa bellissima, quindi sicuramente la porterò avanti. Poi, un lavoro che ti piacerebbe fare in futuro. Dunque, sapete che la mia situazione lavorativa è complessa, è veramente complessa. Quindi io non so neanche più rispondere a questa domanda. Probabilmente in passato avrei saputo rispondere. Io oggi non lo so nemmeno che cosa voglio fare. Vorrei soltanto trovare qualcosa che sia pagato, che sia serio e che non sia una presa per i fondelli, per non dire un'altra parola. Perché io ho avuto una serie di disavventure lavorative che, ragazzi, veramente dovrei scriverci un libro. Anzi, vi dirò di più, ci farò un video sopra perché me ne sono veramente capitate di tutti i colori. Quindi questa è una domanda alla quale io non sono nemmeno in grado di rispondere perché sono talmente stufa del lavoro e di tutto quello che ci sta intorno che non so nemmeno io. Vorrei semplicemente qualcosa di serio e di pagato. Quindi non lo so, vi posso dire che così il classico lavoro sogno nel cassetto che mi sarebbe piaciuto fare da sempre è la fotografa, mi sarebbe piaciuto fare quello, però sono quelle cose comunque non realistiche perché non ho mai fatto corsi, non ho mai fatto nulla per fare la fotografa, è una di quelle cose che si dicono così mi piacerebbe, ma poi non ho mai messo in piedi nulla per concretizzare e realizzare. Quarta domanda, dove vorresti vivere in futuro? Io vorrei continuare a vivere nella mia città perché mi piace la mia città, però mi piacerebbe un appartamento un pochino più grande rispetto a quello attuale e su quello ci vuole poco perché il mio è minuscolo.
Però diciamo che mi piacerebbe, se io dovessi cambiare, prendere un appartamento vista mare. Quindi affacciarmi dalla finestra e vedere il mare, una cosa che mi piacerebbe molto. Poi, che città vorresti vedere assolutamente in futuro? Ci sono tantissimi luoghi che io vorrei vedere in futuro, però in particolare a me piacerebbe vedere Vienna, perché io a Vienna non ci sono mai stata e mi attira fin da quando ero bambina, perché quando ero bambina vedevo magari dei giochi in televisione in cui una persona doveva scegliere un premio e quindi una città magari da visitare, c'era sempre Londra, Vienna e Parigi, le classiche città, di solito dicevano tutti Londra, invece io tutte le volte pensavo che volevo vedere Vienna e quindi quella è una città che mi piacerebbe vedere. È una cosa realistica e fattibile, penso che ci andrò nei prossimi anni, però siccome ancora non ci sono stata, vi dico questa. Poi, una cosa che vorresti fare in futuro. Dunque, io vorrei sposarmi. Sinceramente vorrei sposarmi o in futuro spero tanto di arrivare a fare questo passo ed è l'unica cosa che mi viene in mente che assolutamente vorrei fare in futuro e chissà che io magari non ci riesca. Poi una persona che vuoi che ti sia vicina in futuro? Beh, sicuramente io vorrei avere vicina tutta la mia famiglia. Se devo scegliere una persona e pensare proprio al mio futuro anche sul lungo termine, quindi a quando sarò anziana, mi piacerebbe continuare ad avere vicino il mio compagno. Mi piacerebbe invecchiare con lui, mi piacerebbe proprio averlo sempre vicino fino all'ultimo giorno della mia vita. Poi, ti fa paura il futuro? Diciamo che mi fa paura un po'. Ma non troppo, nel senso che mi collego anche alle ultime due domande che sono: se sì, cosa ti spaventa? E se no, perché non hai paura? Quindi facciamo che rispondo a tutte e tre le domande in un'unica domanda. Mi fa un po' paura il futuro, come penso un po' a tutti, però anche mi viene da dire non troppo, perché non mi fa troppo paura perché comunque io il mio presente sto cercando di viverlo al meglio e sto cercando di investire il meglio possibile nelle cose che faccio per avere un buon futuro. Quindi in questo senso non mi fa troppa paura perché io sto cercando comunque di fare delle cose che possono comunque aiutarmi ad avere un futuro migliore. Però dall'altra parte mi fa anche un po' paura e quello che mi fa più paura di tutto è sicuramente l'incertezza, cioè il fatto di non sapere quello che accadrà e quindi di essere magari colta all'improvviso da qualche cosa spiacevole, qualche cosa brutta e magari non riuscire ad affrontarla o comunque avere di fronte qualcosa di complesso, insomma, questo un po' mi fa paura, diciamo, l'incertezza. Bene ragazzi, questo tag è finito, è stato molto breve però intenso perché comunque nel tag non so se lo avete notato, ma mi sono anche un po' scaldata quando siamo arrivati all'argomento lavoro, ma perché è un tasto dolente, quindi ovviamente mi ha un po' accesa. Però io vorrei taggare tutti quelli che hanno voglia di fare questo tag, perché secondo me, soprattutto adesso che siamo all'inizio dell'anno, può essere carino, quindi vi taggo tutti quanti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.